Un saluto da Ivan di Paco Digit. Questa sera proviamo un tablet. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy Note in versione 10.1, un tablet di recentissima immissione sul mercato e che trovo essere veramente molto interessante. Tra le altre cose ci anticipa di un po' anche alcune delle caratteristiche che si sono viste anche sul nuovo Note 2, quello in versione da 5,5 pollici. Mi riferisco ad alcuni aspetti dell'hardware e ad alcune funzioni del pennino. Vediamo brevemente alcune caratteristiche fisiche. Il tablet, come dicevamo, ha un display con diagonale da 10,1 pollici. La risoluzione è di 1200x800 pixel, quindi abbiamo la stessa identica risoluzione che avevamo anche sul primo Note. Chiaramente la densità di pixel per pollice in questo caso diventa un pochino più bassa, ma devo dire la verità, il pannello è un ottimo pannello TFT che a mio giudizio regala dei colori straordinari e non mi pare presenti problemi di sgranatura dei pixel, è molto bello da vedere. La parte frontale, come dicevo, display da 10,1 pollici, interessanti questi due altoparlanti stereo, quindi collocati a destra e a sinistra della cornice, che hanno una buona qualità sia per quanto riguarda la fedeltà dei suoni che per quanto riguarda il volume. Abbiamo anche sensori di luminosità e di prossimità. Non sono presenti altri tasti fisici nella parte frontale. Il tablet utilizza la versione 4.04 di Android, che può funzionare senza nessun problema, anche senza nessun tasto. Nella parte superiore troviamo il maggior affollamento di tasti. Abbiamo quello che ci permette di accendere il tablet, il controllo del volume, abbiamo uno slot per la scheda micro SD, slot per la SIM card, perché naturalmente questa versione è anche quella 3G, quindi permette la connettività dati, ma non solo la connettività dati. Come potremo vedere successivamente, questo tablet permette anche di essere utilizzato come un comune telefono cellulare. Ingresso per la cuffia 3,5 mm, e qui ritroviamo con grande piacere, dopo averla persa per un po' di anni, una porta IR, quindi una porta a infrarossi. Una porta che permette il dialogo con altre periferiche, in particolare ritengo che in questo caso sia stata implementata per poter gestire il telecomando da remoto con dei telecomandi a infrarosso. Parte posteriore, abbiamo questa superficie molto lucida che adesso riflette anche molto le luci che stiamo usando nella stanza. Comunque la superficie è completamente lucida. Abbiamo questi inserti cromati, nella cromatura posteriore troviamo la fotocamera da 5 megapixel con supporto flash LED, fotocamera che dicevo ha risoluzione da 5 megapixel e permette anche di eseguire video in qualità HD, quindi 1280x720 punti. Nella parte posteriore troviamo il consueto connettore che abbiamo già visto su altri tablet di Samsung, connettore che possiamo utilizzare anche per la ricarica, abbiamo anche con un accessorio abbiamo il supporto anche USB, MHL e anche host USB, quindi potremo attaccare anche delle periferiche al nostro tablet. Nella parte sinistra possiamo vedere un incavo, mi scuso ma sto facendo questa prova in un orario un po' tardo della sera, le condizioni di luce non mi stanno aiutando. Abbiamo il foro per il pennino, ciò che differenzia questo Note da altri tablet da 10 pollici anche di casa Samsung.
Come possiamo vedere, sono completamente liberi anche gli altri lati del nostro tablet. Nella parte bassa ho dimenticato di far vedere che c'è anche un microfono che può essere utilizzato durante le nostre chiamate. Bene, lo sblocco del tablet avviene come di consueto strisciando il dito sul display. L'interfaccia è quella classica, la Touch Wiz di Samsung adattata ad Android 4.04, un'interfaccia che oramai è diventata di utilizzo comune e conosciuta alla gran parte degli utenti. Interfaccia che richiama un pochino nella grafica quella già vista sul Galaxy S3 e anche sul Note 2 di recente, nulla di nuovo per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, widget, collegamenti, sfondi e tutto quant'altro. Parlando un attimo dell'hardware, prima di andare a vedere anche un po' il funzionamento, il Note 10.1 è mosso da un nuovo processore quad-core con clock da 1,4 GHz, scheda grafica separata, benché non abbia trovato dei dati ufficiali per quanto riguarda la memoria RAM, attivando il programma di gestione attività e andando a vedere la RAM, possiamo vedere che il banco RAM ci viene indicato in 1,78 giga, quindi il banco RAM è sicuramente da 2 giga. Come si può vedere, la memoria RAM disponibile è veramente, veramente notevole. La memoria interna di questo esemplare è da 16 giga, che sono comunque espandibili con scheda micro SD. Quindi un plauso anche a Samsung per questa scelta che ci permette di poter utilizzare la quantità di memoria che più vogliamo, fatto che è un po' in controtendenza con gli ultimi device che stiamo provando, che hanno una brutta tendenza a non avere più le espansioni di memoria. Vediamo un attimo il pennino, vediamo brevemente qualche funzione del pennino. Come ho già avuto modo di dire, provando il Note prima versione, il pennino richiede, per essere sfruttato a fondo, un utilizzo quotidiano, una sorta di training per essere utilizzato bene, e forse varrebbe la pena, vedremo se avremo il tempo di farlo, magari dedicare uno spazio dedicato solo al suo funzionamento. Ora magari mi limito a quelle funzioni che sono di utilizzo più comune. Il pennino, come si può vedere, è un po' più grande rispetto a quello del Note normale e porta nella parte bassa questo piccolo tasto che ci permette di comandare alcune funzioni. La più banale è quella di tenerlo premuto, schiacciare sul display e eseguiremo uno screenshot dell'immagine che stiamo visualizzando. In questo caso eravamo sulla home page, quindi ritroveremo la nostra home page. Da qui tutta una serie di cose, quella di poter scrivere senza problemi sul vetro. Cosa interessante a cui mi riferivo prima quando parlavo di alcune funzioni viste sul Note 2 già presenti su questo Note 10.1 è quella, per esempio, di poter variare in base alla pressione che esercitiamo sull'pennino il tratto della scrittura, quindi una pressione più leggera genererà un tratto molto più fine, una pressione più pesante farà una sorta di effetto pennarello. Resta invariata anche la possibilità di utilizzare la gomma per cancellare quello che abbiamo fatto, possibilità di eseguire degli screenshot della nostra immagine, quindi poi salviamo, avremo salvato una porzione di ciò che volevamo vedere. Entrando nel programma dedicato al pennino, che è l'S-Note, abbiamo diciamo delle cartelle preimpostate. Possiamo utilizzare le funzioni relative al lavoro, dove possiamo inserire senza nessun imbarazzo grafici, immagini, education. Possiamo anche qui fare dei disegni. Diciamo che non ci sono limiti all'utilizzo del pennino e alle funzioni adesso collegate. Il pennino di fatto viene interpretato dal tablet più o meno come se fosse il nostro dito, quindi possiamo fare un po' di tutto. Trovo che,
sia uno strumento che dopo un breve periodo di apprendistato, soprattutto con un terminale con queste dimensioni, che quindi ha una vocazione ad essere utilizzato, diciamo, o seduti a una scrivania o al limite in macchina fermi, certamente non si può usarlo come un banale telefono cellulare con una mano. Il pennino aiuta molto nello svolgimento delle comuni operazioni. Direi che per adesso per il primo mi posso fermare qui. Ripeto, se ci sarà tempo e modo, vedremo di fare un'analisi un po' più approfondita dell'utilizzo del pennino. Andando a vedere i programmi sono su questa maxi pagina dove troviamo moltissime icone. Le pagine hanno uno scorrimento laterale. Possiamo naturalmente quindi aggiungere tutti i programmi che vogliamo accedendo al solito al Play Store di Google. Troviamo alcuni dei programmi che sono collegati appunto alla penna, quindi Last Note, e tutta una serie di altre applicazioni che Samsung aggiunge a quelli che sono i programmi nativi del sistema operativo Android. Abbiamo un bel file manager, abbiamo il Google Maps, quindi è uno strumento assolutamente completo sia per quanto riguarda la multimedialità, sia per quanto riguarda la produttività. Veramente è un assistente di lavoro non indifferente. Andiamo a vedere un attimo il funzionamento del browser. Qui possiamo vedere le anteprime di pagine più visitate, quelle che abbiamo aperto. Ora ho lasciato la nostra home page, vediamo come carica la pagina. Il browser trovo che sia sensazionale, velocissimo, ed è veramente un piacere la navigazione internet. Mi spingerei a dire che è probabilmente una delle migliori esperienze d'uso finora provate utilizzando un terminale Android. Veramente veloce a far tutto, nessun rallentamento nel pinch to zoom, tutto veramente ai massimi livelli. Naturalmente impostabile in modalità desktop, quindi promuoviamo a pieni voti il browser. Da qui possiamo notare questo tasto con su scritto multischermo. Lo attiviamo e il tablet ci proporrà un elenco di applicazioni. Ne scegliamo una e vediamo che il riquadro viene, scusa, il display viene diviso in due riquadri. A sinistra, in questo caso, continueremo a visualizzare il nostro browser dove stavamo navigando prima in internet. A destra, in questo caso, ho riaperto il programma Ice Note. Quindi potrò contemporaneamente attivare alcune funzioni dell'Ice Note, quindi prendere appunti, generare delle tabelle di calcolo, insomma tutto quello che si può fare con l'Ice Note, e avere di fianco anche il browser internet. Alcune delle funzioni dell'Ice Note in questo caso potranno essere integrate nel browser, quindi per esempio mentre stiamo lavorando potremo digitare sulla barra degli indirizzi, che ci comparirà anche l'indirizzo di un sito internet, e quindi ce lo aprirà direttamente dall'Ice Note il browser. Carina anche la possibilità di poter spostare da una parte all'altra, quindi facciamo cambia finestra e porteremo in questo caso il browser sulla destra. Qualora non avessimo più necessità di utilizzare una delle due porzioni che stiamo visualizzando, ci basterà schiacciare sulla X e verrà chiusa una delle due finestre. In questo caso ritorneremo al nostro browser. Ho dimenticato prima di dire, quando ho fatto l'elenco dell'hardware, che questo terminale è dotato di una trasmissione dati a 21 megabit in upload e 5.76 in download, che in abbinata con un funzionamento che ritengo eccellente del browser fanno che lo scambio dati sia veramente di un livello prossimo all'eccellenza. Per quanto riguarda l'hardware, è importante anche dire che il 10.1 monta una batteria da ben 7000 mAh, che quindi garantisce un'autonomia diciamo abbastanza interessante. Non mi spingo oltre perché ho già avuto modo di dire in passato che probabilmente
Uno dei punti deboli di questo, di questi, non tanto di questo sistema operativo, di questi terminali di ultima generazione, è che se vengono sfruttati per quello che possono dare, hanno una durata della batteria sempre piuttosto limitata. Ho dimenticato anche prima di parlare delle dimensioni, che sono di 262 x 180 x 8,9 mm di spessore. Quindi tutto sommato lo spessore è anche piuttosto contenuto, questo lo rende particolarmente maneggevole. Non sono da sottovalutare i 600 grammi di peso, quindi il nostro Note 10.1 si fa sentire. Volevo provare anche una cosa che trovo molto carina, che è la parte telefonica. La parte telefonica si presenta con l'interfaccia a cui siamo abituati di Samsung. Avremo la ricerca intelligente nel nostro pad, premendo il tasto verde il telefono eseguirà una normalissima telefonata che potrà essere sviluppata o in viva voce, quindi sentiremo il nostro interlocutore degli altoparlanti e parleremo tramite il microfono integrato, oppure con un auricolare Bluetooth o l'auricolare a filo. Mi pare superfluo dire che non è uno di quegli aggeggi che si può portare all'orecchio, però è molto interessante la possibilità di telefonare. Come avevo già fatto vedere, per esempio, in una delle recenti prove dell'Asus Transformer, io trovo molto carina la possibilità, dopo aver lanciato la telefonata, la possibilità di aprire, per esempio, il multitasking e mentre abbiamo sotto la chiamata, poter navigare in internet o utilizzare degli strumenti di produttività, per esempio accedere al pacchetto Office e a tutte queste altre funzioni. Quindi io direi che è uno strumento molto interessante, un po' tutto tondo. La produttività direi che la diamo per scontata, ma ho trovato anche carina la fotocamera. La fotocamera esegue scatti a 5 megapixel, ma tralasciando la quantità di pixel che serve, se non sono di buona qualità, servono a poco tanti megapixel. La cosa che mi ha più impressionato di questa macchina fotografica è la velocità di messa a fuoco, che su altri tablet è nettamente inferiore. Direi che non è male neanche la fotocamera, anche proprio per il classico inquadra e scatta. L'ho provata proprio poco fa, prima di incominciare a fare questo video, e veramente, considerando le scarse condizioni di luce nelle quali sto lavorando in questo momento, mi ha lasciato veramente stupito. Direi anche di buon livello i video che sono in qualità HD, quindi 1280x720 pixel. Bene, io direi che è il caso che mi fermo qui perché, come posso vedere, siamo vicini ai 20 minuti di chiacchiere e diventano un po' troppi. Direi che il Note 10.1 mi è piaciuto tantissimo. È un tablet veramente bello, completo, ben funzionante. Direi che l'upgrade a 4.0 ha fatto fare un balzo in avanti veramente importante ai tablet Android. Sto usando proprio in questi giorni un Tab Plus da 7 pollici, con ancora il Honeycomb, e si vede proprio una maturità del sistema operativo, una differenza veramente importante nella stabilità, nella velocità delle operazioni. Quindi sicuramente il futuro dei tablet Android è sempre più roseo. Bene, mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, permettetemi di ringraziare anche l'amico Joe che ci ha messo a disposizione il suo Note 10.1, il suo personale. Quindi grazie davvero per la disponibilità. Un saluto da Ivan e alla prossima.